No, tu avevi fatto una considerazione. Ah, sì. Sì, praticamente io stavo parlando della percezione della realtà, no? Penso che non si riesce mai a percepire la realtà in modo autentico perché ciascuno di noi vede la realtà in base al proprio condizionamento individuale che è legato all'esperienza che la persona fa nella vita e anche condizionamenti di altri tipi, tipo ad esempio condizionamento culturale. Sì, quindi sì, infatti la realtà penso essere una cosa relativa, ciascuno vede a modo suo in base a ciò che ho già detto prima, no? Sì. Sì, questi condizionamenti possono essere anche letali, nel senso che puoi arrivare a un livello di saturazione di informazioni, di immagini, di suoni talmente ampio che perdi anche il gusto, la capacità di osservare, perdi anche la capacità di vedere, la capacità di sentire, la capacità di ascoltare, no? Può esserci una saturazione di informazioni. Ed è per questo che il terzo approccio che noi abbiamo inventato si chiama video alfabetizzazione multisensoriale ed è esattamente legata a quello che tu dici, il condizionamento, no? Allora, noi viviamo in una condizione talmente pervasa di comunicazione audiovisiva, televisione, radio, internet, web, cellulari, film, un insieme enorme di stimolazioni che a un certo momento si ha un effetto di saturazione, cioè non riesci più a recepire quasi niente, cioè è come se lo sguardo si opacizza. Noi, sempre all'interno di questa idea di lavorare in questo ambito, cioè lavorare nell'ambito della comunicazione, abbiamo sperimentato un sistema che si chiama video alfabetizzazione multisensoriale, cioè abbiamo costruito dei laboratori in cui cerchiamo di pulire il più possibile noi stessi, i nostri compagni di viaggio, da questa saturazione. È come avere un backup di un disco talmente pieno che il disco rischia di esplodere, cioè non ci sta più niente. Non riesce neanche più a girare da quanto materiale c'è. Okay? Una memoria rigida che si è talmente irrigidita da risultare inutilizzabile. Allora, come svuotare da tutte queste informazioni supplementari. Allora abbiamo costruito questi laboratori in cui partiamo dall'idea che prima dell'immagine c'è la vita, quindi non lavoriamo più sulle immagini, lavoriamo su qualcosa che viene prima, che sono le sensazioni più elementari, come il tatto, come l'olfatto, come l'udito. Ok? E questi esercizi, che adesso non vi illustrerò perché sarebbe molto lungo farlo, riguardano questo recupero della sensorialità. Non riusciamo neanche più a sentire certi odori, non riusciamo neanche più a sentire certi sapori. Quindi qualcosa che viene molto prima del video, cioè recuperiamo il senso, il piacere della percezione della vita. Ed è molto bello perché questi laboratori, che possono durare anche qualche settimana, in questi laboratori le persone si mettono molto in gioco. Partiamo ad esempio dal raccontare il più antico ricordo che una persona ha avuto, cioè il primo momento in cui si è affacciato alla vita, che ricorda, e ha cominciato a percepire la luce, ha cominciato a percepire i primi suoni, la voce di sua madre. Quindi ripartiamo, facciamo una specie di reset, ok? E partiamo dall'origine. E in questo modo abbiamo verificato che
molte percezioni sopite, molte cose che erano andate un po' degradandosi nel corso del tempo, riemergono. Quindi riemerge la memoria, per esempio, la memoria degli odori dell'infanzia, no? Gli odori dell'infanzia che erano stati quasi dimenticati, ma in realtà sono ancora riposti nella mente. I suoni, le sensazioni. E questo è un altro lavoro che l'autore può fare per recuperare il desiderio la capacità, il desiderio, la voglia di meravigliarsi ancora nei confronti della realtà. Dopodiché, questi laboratori hanno avuto vari sviluppi, nel senso che noi abbiamo lavorato con persone, ad esempio, che non ci vedevano con dei ciechi, e la loro capacità di visualizzare attraverso forme che non siano retinali il mondo è servito molto degli sceneggiatori per descrivere alcune situazioni, micro situazioni che uno sceneggiatore normale, abituato a vivere immerso in una realtà a 360 gradi, non vede. La rugosità del banco di questo ragazzino non vedente ci raccontava della scanalatura del banco, del calamaio, ci raccontava di quanto freddo era la parte metallica di questo banco che lui sentiva con la manina, cioè delle cose straordinarie. Quindi abbiamo lavorato con non vedenti, con sordi, con ragazzi autistici, insomma abbiamo fatto sì che tutte le forme di deprivazione sensoriale o di disabilità diventassero una risorsa, perché laddove ti manca un senso, acquisisci molto un altro senso. La spazialità, ad esempio, raccontata dai non vedenti, è straordinario per un corso di regia. E questo è stato l'ultimo territorio della nostra sperimentazione, prima di oggi, in cui tu mi hai aperto un'altra prospettiva che voglio analizzare, che è quella dei sogni. Io l'ho aperto, ma tu me l'hai chiarito. Quindi il VAM, che è la video alfabetizzazione multisensoriale, è questo laboratorio che poi ha avuto tantissime declinazioni, tra cui anche il fatto di lavorare con richiedenti asilo politico che non sapevano una parola né di inglese né di italiano, ma spesso analfabeti anche nella loro stessa lingua di origine, in cui era importante usare la multisensorialità, cioè tutto quello che non poteva non essere parola per comunicare. Anche lì abbiamo fatto dei laboratori molto interessanti, e alla fine siamo riusciti addirittura a insegnare la lingua d'italiano delle persone che avevano difficoltà di alfabetizzazione nella loro stessa lingua. Quindi, questa ricerca che va avanti ormai da 40 anni ha portato a tutti questi sviluppi. E perché vi ho fatto questo excursus molto veloce, anche se è durato quasi 2 ore, ma rispetto ai 40 anni è molto veloce? Perché la cosa fondamentale per chi vuole cimentarsi in questo tipo di professione è non dimenticarsi mai che noi partiamo dall'idea dell'ignoto, cioè noi partiamo dall'idea che non sappiamo mai abbastanza sul mondo che vorremmo andare a investigare per poterlo raccontare. Quindi dobbiamo sempre essere degli esploratori del linguaggio. Ma la cosa bellissima del nostro mestiere, e lo vedo adesso che Giordano Lupo, sapete che ha due nomi. Giordano Lupo, un nome inquietante ma estremamente suggestivo. Adesso che è venuto fuori Giordano Lupo, mi è venuto in mente che il prossimo film che voglio fare, che è una sfida incredibile, ho appena finito un film sulla morte, adesso voglio fare un film sulla nascita. Voglio fare un film sul parto, perché ho scoperto che nessuno sa niente su questo, cioè che l'intensità con cui si vive il momento del parto, che è una cosa ovvia, banale, scontata, cioè noi vediamo queste donne incinte, poi vediamo queste donne che vanno in giro con i bambini, i mariti col passeggino, ma non sappiamo niente di che cos'è il travaglio, che è una condizione esistenziale straordinaria, mistica, fisica, erotica, viscerale,
fondamentale che viene sottaciuta e banalizzata in un sciatto quotidiano. Ecco, a me piace investigare nella ovvietà che non è mai così ovvia come appare di primo acchito. Quindi sto mettendo via tutti i progetti che avrebbero potuto finalmente darmi delle risorse economiche, perché ogni tanto ho delle proposte. Ma scusa, ma perché non fai... Poi alla fine mi succede nella vita qualcosa che è talmente forte, talmente intensa, talmente coinvolgente che voglio trasferirla. E in questo film voglio anche vedere cosa succede all'interno del ventre della madre dopo il concepimento. Quindi adesso sto cercando dei contatti con dei ricercatori che hanno fatto queste riprese del feto, che mi interessa molto vedere durante il suo sviluppo. Quindi sarà un film dentro e fuori. Ecco, perché questo? Perché la vita ti propone dei progetti che sono sempre molto diversi da quelli che ti propone il mercato cinematografico. Ma sono entusiasmanti. Sono entusiasmanti. Mi spiego? Quindi io mi entusiasmo di niente. Io mi ricordo uno dei pittori del Novecento che mi piacevano di più, è un pittore che dipingeva bottiglie e bicchieri, che è Giorgio Morandi, che non è Gianni Morandi. Ma Giorgio Morandi, Bologna, Ferrara, Emilia Romagna, oppure De Pisis, dipingevano le cosiddette nature morte, che erano sempre... Allora io mi ricordo questa polvere nelle bottiglie di Morandi, che andavo a vedermi nella Pinacoteca di Bologna quando studiavo al DAMS, per me era un orgasmo, un divertimento, cioè... La gioia nel vedere come un autore per tutta la vita aveva sempre dipinto lo stesso oggetto, regalandoci ogni volta qualcosa di sorprendentemente unico. Ecco, questo è. Quindi io credo, mi auguro, che ci sarà una generazione di autori che lavorano sull'ovvio, su quello che apparentemente è inessenziale, su quello che appare banale, ma che in realtà è fondamentale. Adesso fare un film sulla morte e un film sulla vita, dice vabbè, ma cazzo, sono i fondamenti, principio e fine di un'esistenza, perché non si devono indagare? Perché certo fare la storia di Michela che cornifica Luca e Luca a sua volta fa una gangbang con... Allora, certo rende molto, ma come dire... come Faust, la storia di Faust, cioè tu dai l'anima al diavolo in cambio di denaro, in cambio dell'immortalità. Io me ne frego di questa immortalità, preferisco rimanere all'interno di un alveo molto più ristretto di cultori dell'immagine, della poesia visiva, ma che diano un senso e valore, che riportino dignità e tempo allo sguardo. Noi dobbiamo lavorare sulla dignità dello sguardo. Quindi, ad esempio, il VAM riporta lo sguardo a una sua dignità. Io osservo dei volti e provo piacere. Osservo questi volti e sono entusiasta, non ho bisogno di farmi le pere. Mi spiego? Perché già godo, cioè la mia droga è la quantità e la qualità di emozioni che provo nel vedere delle cose ovvie. E questo è un modo per fare il mestiere dell'autore. Quindi i tre metodi che vi ho sintetizzato, se così si può dire, sono: stare fermi in un posto e aspettare che la vita si manifesti dentro a quel riquadro, dentro a quella cornice che tu hai stabilito di mettere tra te e il mondo. La postazione per la memoria. Partecipare all'esistenza dicendo a tutti: sono qua, parlate con me. Interagire con la vita, che è la tecnica dell'ascolto condiviso e partecipato, e il VAM, che è la video alfabetizzazione multisensoriale, che serve per riattivare tutte quelle percezioni che si sono attenuate, soppite con gli anni per un accumulo enorme, indiscriminato, ingestibile di immagini, suoni e sensazioni. Quindi
fare pulizia e tornare alle origini. Quando torni alle origini scopri sempre quello che vuoi realmente raccontare. E adesso io voglio raccontare il parto. E poi devo dire che il fatto, cioè io mi domando, ho degli amici che così dicono, ma cazzo, un altro figlio a quest'età? Sì, però, cioè vedere questo tizio misterioso, che non so da dove venga, che mi guarda, c'è una relazione che è mistica, cioè nel senso che non serve credere in Dio, basta guardare gli occhi di quel bambino per capire che c'è qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo conoscere e percepire nel quotidiano. Quindi questo al di là a me ha sempre affascinato, il cinema mi dà la grande opportunità di esplorarlo. Il quarto metodo l'abbiamo scoperto oggi e mi occuperà per gli ultimi 10 anni della mia esistenza, che è il cinema e il sogno, suggerito da lui. Domande? Ma io in realtà dopo la prima conoscenza che abbiamo avuto con te e quella che invece c'è stata poi ultimamente, questa finale, a me sembra che è cambiato qualcosa comunque, diciamo, in te. E mi piacerebbe sapere se è realmente così, perché diciamo l'approccio che tu avevi all'inizio era più rabbioso rispetto alle cose, quindi non so se è venuto da questa riflessione del parto oppure il compimento di determinate cose che tu hai appunto finito, oppure se effettivamente c'è qualcosa di diverso che non c'entra niente poi con il corso, però a me interessa perché poi, come dici tu, se tu sei, cioè il regista poi vive del riflesso di quello che lo circonda, no, per realtà, e lo cambia. E ho visto questo cambiamento e ero curiosa di sapere se c'è stato e come è inciso poi. Cioè sembra come se è più fiducia nelle cose, nelle persone. Ma questo, se tu l'hai visto, probabilmente è reale. Però sì, diciamo che il combattimento c'è. Se vi ho un po' maltrattati è a fin di bene, che spero, cioè nel senso che non so se ho più fiducia nelle persone, sicuramente pacificarsi su quello che si vuole raccontare è sempre molto utile, cioè, uno dice appunto che cosa voglio, qual è l'obiettivo del mio lavoro e l'obiettivo della mia vita. Se uno in qualche modo riesce a intravedere questo obiettivo, si pacifica, capito? Riesce a intravedere questo obiettivo, allora certo, allora mi sono pacificato perché so che non diventerò mai ricco. Allora, perché nel momento in cui io posso scegliere tra un progetto che mi consentirebbe di avere dentro Ministero, Rai Cinema, quello che volete, e uno che mi vede di nuovo da solo, combattivo, a cercare di risolvere un problema che nessuno sente come tale, cioè raccontare per esempio come nasce la vita, ma io preferisco questa seconda ipotesi. Certo è più ardua, più dura, eccetera. Certo che c'è un combattimento. C'è un combattimento perché uno a un certo momento vorrebbe anche così avere una gratificazione economica, però alla fine è troppo forte il desiderio di esplorare, il desiderio di fare quello che uno profondamente sente di fare. Quindi quando stabilisce questo patto con se stesso si pacifica. E quando il patto non è chiaro, che c'è la tempesta interiore, quando tu ti poni delle domande, ma sarà giusto aver fatto questo? Ma avrò fatto bene, avrò fatto male? Capito? Quindi è importante la scelta in generale. La cosa più difficile? Beh, io mi ricordo, cioè per dirti, io avevo un amico che è diventato alcolista e stava per lasciarci la pelle, faceva l'architetto. E dopo che si è disintossicato e tutto, ho detto, ma come mai sei diventato alcolista? È perché facendo i progetti non riuscivo a scegliere se non quando ero in uno stato alterato.
non riuscivo a prendere delle decisioni, a scegliere questa A, B, C, D, non riuscivo a scegliere. Quando ero uno stato alterato riuscivo. In effetti si è disintossicato, ha smesso di fare l'architetto. No, per dire, allora la scelta è la cosa più difficile, perché poi devi percorrere quella strada. È una volta che hai cominciato a percorrerla, è molto difficile interromperla. C'è anche un momento di non ritorno, no? Sì, mi interessa perché comunque diciamo l'artista secondo me soffre uno stato di indecisione costante, e siccome penso che tu comunque sei arrivato a un punto di focale, credo, era interessante sapere come anche in prospettiva futura come si deve comportare una persona che comunque ha qualcosa da dire e si esprime come in forma artistica, che può essere la regia, come altre cose. Era questo che volevo sapere, però come dici te, scegliere è difficile, e poi quando si pacifica l'anima probabilmente si trova un equilibrio. Sì, ma a me piacerebbe invece sapere da voi, questa cosa qua, cioè nel senso che strada intravedete, che strada potete intravedere. Cioè, che cos'è che vi appassiona di più? Sarebbe bello saperlo. A me piacerebbe. Proviamo a fare questo giro, poi chiudiamo le riprese. Però sarebbe molto bello. Così, anche in modo approssimativo, insomma. Ma cosa vuoi fare tu da grande? Io ero già grande. Ma io sono venuto qua, te non mi immaginavo fare questa esperienza, no? Esperienza del cinema. Pensavo che era solo una questione di imparare a capire e anche a fare la parte di audio e video, no? Ma poi sì, mi sono trovato una realtà particolarmente diversa, no? E non ho ancora un'idea precisa da quello che devo fare, ma ho visto, ho imparato durante il corso, in particolare durante le riprese, tante cose, no? E, per il momento ancora sento un po' di difficoltà di identificare esattamente cosa fare. Mi piacerebbe fare il montaggio, però ancora da decidere, no? Sì. Ma diciamo che da grande, se si può dire così, che insomma abbastanza, vabbè, insomma è differente, e non saprei, perché ho provato, fino adesso ho provato varie cose, non posso dire tante perché insomma non ho tutta questa esperienza, ma nessuna di queste mi ha decisamente, cioè mi ha convinto fino in fondo per farmi dire ok, voglio fare questo. E durante il corso, io mi ero iscritto a questo corso principalmente perché mi interessava approfondire l'argomento del montaggio, che ho potuto appunto sperimentare e approfondire per quanto possibile. E se dovessi dire adesso ok, cosa voglio fare, probabilmente direi montaggio, però in realtà non saprei se è effettivamente possibile riuscire a sbarcare da qualche parte col montaggio. Sicuramente ci vuole impegno da parte mia personale, sia alla ricerca sia all'approfondimento. Poi ovviamente si parla in orario fuori dal corso, però magari, anche se riuscissi ad affermarmi in qualche campo, ad esempio montaggio, potrebbe benissimo succedere, conoscendomi, che magari posso dire ok, mi sono rotto le balle anche di questo. Quindi non posso dire con certezza da grande voglio fare questa cosa. Sì, come l'avevo detto all'inizio, è per fare l'attore. E già ho iniziato a scrivere una sceneggiatura, creando un personaggio per me, e vediamo la fine.
Beh, io passo la parola. Avendo le... Sì, dovrei fare una forza, cioè uno... che mi contagia la sua risata, non posso. In sintesi, sì, insomma, abbiamo affrontato dei argomenti di vita reale, insomma, argomenti sì, possono sembrare banali, ma sono essenziali. Quindi abbiamo iniziato insomma, sia dalla ricerca del tema, poi la realizzazione, insomma, sia la parte tecnica, tipo le riprese, che il montaggio, poi eccetera, la diffusione, ok, va bene più così, però la prima parte, insomma, alla ricerca dentro, insomma, queste scelte che dicevi prima, scegliere cosa comunicare, insomma, sì, dovrei, insomma, fare, insomma, molto interessante, molto utile anche nella vita quotidiana di uno di noi, insomma, così via. Però sì, dovrei, insomma, raccogliere un po' di... prendere una pausa, magari, e raccogliere un po' le idee per avere una strada, ecco, insomma, qualcosa di più per arrivare proprio alla sostanza, all'essenziale, ecco. Così. Io quando ho iniziato questo corso all'inizio non avevo le idee chiare e neanche adesso ce le ho tuttora, però man mano che siamo andate avanti mi sono resa conto che mi appassiona molto comunque la parte più tecnica, diciamo, ad esempio la fotografia e queste cose qua. Però non saprei ancora dire cosa vorrei fare io da grande in realtà. Beh, io non mi aspettavo proprio di fare questo tipo di corso. Sono rimasta molto sorpresa perché pensavo di fare solo qualche video, qualche montaggio e invece sono rimasta molto colpita, molto affascinata perché è un campo insomma che mi interessa, anche perché ho già avuto qualche esperienza più teatrale che cinematografica e mi piacerebbe approfondire questa cosa, come attrice, insomma, anche se non posso dire cosa farò da grande, però insomma, avendo una certa età, però diciamo che spesso in teatro mi sono sentita dire che recito troppo di pancia, chi sa cosa vuol dire, cioè che sono recito troppo dentro, però è un tipo di recitazione che a me piace molto. E allora, essendomi trovata in questo corso a trovarmi a recitare in questo modo, cioè mi è piaciuto moltissimo e vorrei continuare. Ecco, questa è una cosa e un'altra che vorrei fare, siccome ho fatto la regia di questo film sul bullismo, mi piacerebbe fare anche la regia, insomma. Così. Allora, io ho iniziato questo corso perché sentivo la necessità di formarmi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano, per elaborare, insomma, l'espressione di una forma artistica, quindi imparare da zero come riuscire a rendere fruibile un'idea. E penso che questo obiettivo sia stato raggiunto da questo corso e ora sento il bisogno di esprimere quello che provo e anche di riuscire a emozionare come emoziona me quello che sento, diciamo. E appunto con queste tecniche penso che di potercela fare e poi se diventa un lavoro bene, però l'obiettivo principale sicuramente è quello di riuscire a pubblicare qualcosa di introspettivo, qualcosa di profondo, ecco.
Io non mi aspettavo assolutamente di dover realizzare un prodotto dall'inizio alla fine, e mi sono resa conto che ho delle cose da dire, però nel contempo so che i miei sogni e quello che voglio fare da grande non è in questo campo qui. Però vorrei poter sfruttare quello che ho imparato nel mio mondo, nel mio campo, e nel contempo riuscire anche a raccontare e dire quello che effettivamente sento dentro. C'è lei? Io in questo corso invece mi sono ricordata delle cose che devo fare, cioè che mi devo concentrare e devo scegliere, perché vengo già da un campo, diciamo, artistico. Ho imparato di più come poter raccontare poi le cose che penso. E ho avuto comunque l'opportunità di fare ordine nei miei pensieri, perché penso che comunque sia qualsiasi mezzo di espressione artistica, sia cinematografica che, non so, dipingere o scolpire, siano dei mezzi molto potenti che vanno usati nel modo giusto, e questa è una lezione molto importante che ho avuto da questo corso. Sono contenta. Lisa, ti guarda dentro la telecamera e fai la tua testimonianza. Autoriprendendoti. Porca miseria, cosa? Ciao, sono Vincent, ho 32. No, non ho più 32. No. Niente, da grande non ho neanche io le idee chiare. Mi piace questo campo, mi piace riprendere, mi piace montare, mi piace tutto quello che ha a che fare con l'audiovisivo. Sono molto egoista, non so in che campo di indirizzarmi ancora. Basta. Guarda lui. Allora, io a dire il vero, questo tipo di corso l'ho cercato anche prima, e prima di questo corso sono finito a fare un altro corso che riguardava l'audio in studio, perché ho detto tanto col video serve anche quello, così intanto facciamo quello, no? E poi ho scoperto che tutta la parte audio del video, che poi mi appassiona tanto quanto il video poi che sono venuto qua a imparare, capito? E così ho avuto anche l'opportunità di imparare anche la parte non solo di studio, ma anche la parte, diciamo, più da campo, con la ripresa in presa diretta. Ok, sì. Direi bene. Sto. Ma posso dire? No, aspetta, c'è ancora lui. Vai. Volevo ringraziare. Aspetta. Devi aspettare che lui arrivi col microfono. Volevo ringraziare. Grazie. Vabbè. Ok, volevo ringraziare ognuno di voi, perché grazie a voi mi sono riuscito a uscire di questa zona d'ombra. Prima, a un momento, mi sentivo bene, però a un momento, a un altro, mi sentivo chiuso. Quindi, grazie a voi, vedendo a voi, finalmente c'è una paura, però adesso è meglio. Boh, volevo ringraziarvi, basta. Grazie a voi. Prego. Grazie.